Lo sport vuol dire giovinezza, per questo caso abbiamo un sindaco giovane, giusto? Poco Fabio Tarente, no, lo sport, dicevo il mio slogan, quando io facevo sport, dicevo lo sport non è soltanto gioco, ma anche eleganza, l'eleganza è in tutto, no? Signor sindaco, la cosa più importante, lei prima ha usato una parola molto bella, me la vuole dire da capo, perché i nostri ascoltatori vogliono le parole più belle dette da un sindaco in una manifestazione sportiva. Cioè? La parola crescita. Crescita. Sì, noi come amministrazione comunale guardiamo con molta attenzione all'internazionale Grigia Salentina e al team Chiriazzi. Vogliamo dare il massimo come amministrazione dal punto di vista del supporto logistico e del supporto anche morale alla manifestazione. Saremo presenti, saremo lì con tutte le nostre forze per dare a tutti i ragazzi, a tutti gli atleti che raggiungeranno Martano e al team Chiriatti, ai ragazzi del team Chiriatti, il massimo sostegno, perché in 3 anni di manifestazione, questa è la terza estate che la nostra amministrazione si trova a organizzare, in 3 anni con l'internazionale di Taekwondo abbiamo visto soltanto una parola, la crescita delle presenze, la crescita degli atleti, la crescita dell'evento sia da un punto di vista turistico, culturale che sportivo. Quindi siamo qui a totale supporto. È una cosa, un messaggio particolare proprio, non soltanto agli atleti, ho detto prima agli arbitri, ai giudici di gara, ai ragazzi, agli atleti, perché sono loro che daranno uno spettacolo, però lo spettacolo viene dato anche dalla cittadinanza di Martano, perché io sono stato 3 anni fa qui e le posso garantire che erano molto, ma molto sociali. Martano è pronta ad accogliere, perché è la caratteristica di tutte le genti del sud, è quella di saper accogliere, e quindi Martano non si tira indietro rispetto a questa bella tradizione e a questa caratteristica genetica, diciamo, di chi nasce e vive al sud. Noi siamo pronti ad accogliere gli atleti, a dargli ospitalità, a farli assaggiare le nostre specialità, le nostre particolarità e a farli innamorare del nostro, come dire, paesaggio e della nostra architettura. Siamo pronti ad accoglierli e siamo pronti a dare un contributo di crescita culturale in questo caso. Quindi, signor sindaco, la ringrazio e ci vedremo la prossima settimana con questo grande evento. Grazie. Grazie a lei.